Signori! Signorissimi! L'avevamo promesso! L'avevamo promesso, è passata una settimana in più però. Sì, più o meno sì. Ma ci siamo, oggi eccezionalmente facciamo puntata speciale con Silvia. Allora facciamo così, Allora, 2000 sub su Twitch se volete che facciamo poi la prima puntata della crociera. O questo video deve arrivare a 50.000 like. Mi piace questa seconda cosa anche. O 2000 sub su Twitch o 50.000 like di una questo delle video. Una delle due. Tutte e due impazzisco e mi scrivo però in crociera. Però attenzione, no? Della crociera solo la prima puntata. Sì, perché poi andremo avanti. Perché poi torniamo indietro e dobbiamo finire ancora la quarta stagione. Sì, tra l'altro preparatevi ragazzi, perché quest'estate tra giugno, luglio andremo avanti a 2-3 puntate a settimana di primo appuntamento, perché dobbiamo finire la quarta stagione. Sì, poi inizia la sesta e noi siamo ancora alla quarta. Però prima di iniziare domanda, perché poi giustamente tu dici che disturbo sempre. Non mi avete ancora fatto giocare con il microfono nuovo? No, beh, non dai! Si può, non si può, perché non ne veniamo più via. Benzetu! Quali sono gli ingredienti di un primo appuntamento? Hanno più led di noi, comunque. Infatti, che tumbler questa intro. Perché non è lungo, però, per un perfetto primo appuntamento. Grazie, quanti anni ha? Alexa, 35. Quanti anni ha Flavio Montrucchio? 45. Montrucchio è nato il 15 maggio 1975 ed attualmente ha 45 anni. Già! Che spada! Basta saperlo! Basta osservare! Ma che Montrucchio? Complimenti a me che ho indovinato l'età! Ma chi se ne frega di Montrucchio? Sera! Sera Paremo! Oddio! È proprio lui, eh! Andrà tutto bene! È quello che ha portato più sfiga di tutti in Italia. Che è un anno e mezzo che ce la faremo un cazzo. Che tra l'altro la prima volta che ho sentito il video io non capivo cosa dicesse. Pensavo dicesse Corso Palermo. Mi chiamo Sara, ho 25 anni, vengo da Asti. Sono una persona introversa. Scrivere mi viene più semplice che stare lì a parlare. Timidina, dai. Timoroso. Quello è per Gesù. Timorata al massimo. Tradisce delle bollicine, uno spritz o delle bollicine più dolci? Analcolico. Grazie. Pazzo. Grazie mille. Okay. Buona cena. Grazie. È un viso dolcissimo. Lui o lei? Lei! Da dietro pensavo di essere io. Ciao, sono Simone, vengo da Milano, ho 27 anni e nella vita faccio il geologo. Beh, dai, 27 ci sta. Sì. In tutte le stagioni. Sono tutti più grandi, cioè incredibile. Sì, sì. Hanno tutti almeno 10 anni in più. Cioè, poi che tu lo vedi a gennaio, che lo vedi d'estate comunque. Sì. Lo stavo sentendo. L'avevo capita così, infatti dicevo boh. Madame, vuole dare a me i fiori? Li rendo all'uscita? Si fa brindare con i fiori. Stavo facendo il brindisi. Insomma. Fare il primo passo, ma almeno che me lo faccia capire che dovrei fare io. Nel tempo libero, cosa ti piace fare? Se riesco, di solito. Così. Sarebbe bello, eh sì. Mi piace camminare. Deve fare il primo passo. Colleziono verruche. Io vado a fare un po' di trekking, a me piace. Colleziono solette, sì. Montagna, piace camminare molto. Piace camminare. Ci ho azzeccato! No, ma l'hai già vista! No! Come cazzo fai? Eh no, perché ho fatto la battuta, perché ha detto primo passo, io la battuta ho detto camminare, no? Mi reputo un artista perché suono, canto, dipingo, scrivo canzoni, poesie e creo con le mie mani. Sì, con la barba, cambiava con la barba. Assolutamente lui. Sì, sì. Ho visto che è entrato con una chitarra o sbaglio? Chitarra, sì, sì. Ah, sì? Musicista proprio. L'ho trovato. Mi piace girare con la chitarra. Guarda lo sguardo di spaghetti. Mamma mia. Gli ho portati per fare le spaghetti, sto dicendo io. Se sentisse ispirato, cosa potrebbe creare per la sua donna? A me piace anche creare con la mollica del pane. Che cazzo ti? Cosa hai spacchiato? È una mollica. Ti è arrivato con la chitarra e poi mi piace creare con la mollica del pane. Fa delle sculture con la mollica. Non hai mai sentito parlare di chi lo fa? È una di quelle cose che mi fa proprio schifo. Ma non umida, la mollica. Ma si umidiccia perché la tocchi con le mani. Così zitti! Ma no, ma quella. No, ma aspetta, quella è la mollica che usano col latte per fare le polpette. Per fare le polpette, per la mollica con il latte di pane fare le polpette. Ma queste sono molliche di pane, mica non è umido. Niente. Madonna mia, ma che problematica! Madonna mia! Bella! Mi chiamo Chiara. Nella vita faccio tante cose, forse anche troppe. 40 anni, oh! Stai guardando il leopardo? Assolutamente sì. Hai visto il leopardo? Assolutamente sì. Il foulard stavo guardando. Beh, ah. Mi ritengo una polpetta, quindi le polpette piacciono. E come si fanno le polpette? Al sugo. Super alcolici? No, io bevo un succo analcolico.
Voglio un succhiotto analcolico. Un succo. Mi piace essere corteggiata. Mi piace mettergli i bastoni tra le ruote mentre lo fanno. Fare una abbinata di pesce, antipasti secondi. Capito. Non capisco dove sta l'ilarità. Io l'ho posto. Ah. Panico. Vabbè, non c'è niente di male, ognuno mangia quello che vuole, tranquillo. Il motivo. Ma dove stai guardando? Ma lui si è spento. Non gli va bene no, che lei abbia scelto questa cosa al contrario di lui. Sono io che ma come ti permetti? Sei di buona forchetta. Sto cercando di limitarmi un pochettino per quello che posso. Giusto? No, giusto no. Glielo dici così in faccia. Questo giusto ha tanti significati per lui. Guarda come ci beve su. Lui è uno di quei palloncini che si gonfiavano alle feste. Guarda che bello. Vabbè. Quindi facevi la faccia col pennarello. Anche a lui. Guardalo. Questo è un cagnolino. Non so farlo. È un pollo questo, è vero. Guardalo, cioè, guarda che bello. Wilson, ti dovessi descrivere in tre parole? Sole, cuore, amore. Punti forti? Quando c'è da essere seri lo sono abbastanza, diciamo, quindi... praticamente il suo punto forte è che non ride ai funerali, cioè. Che cosa guardi tu in una donna di solito? Ma il suo ultimo impiego qual è? Sì, ma lui non ha chiesto una noi proponiamo cosa. Però è vero, sei lei mesi in somministrazione con una retribuzione lorda comunque al minimo salariale. Ma lei ha esperienza? Sì, ma è normale che lei faccia tutte queste domande, scusa. Perché lui non parla. Lui risponde alla domanda invece di poi fare una domanda a lei. Sta zitto. Guarda l'orizzonte. Devo riuscire a moderare un pochettino la lingua, concentrarmi di più, essere più rilassato, più tranquillo. Guardo quello e se nella sua, diciamo, interezza, completezza, diciamo, tutti gli elementi sono al posto giusto. Cosa ha detto? Allora, voleva dire che, guarda, in una donna che tutte le cose siano al punto giusto, quindi il sedere in un certo modo, il seno in un altro modo, voleva dire quello, ma si è incartato. Vabbè, ma finché non c'ho il sedere sulle spalle, diciamo che va tutto bene, cioè... nel senso. L'ha detto lui, che ha detto a lui, che so. Ma guarda il cameriere che baffo meliconi che ha, che è una scopa di saggina, guarda che roba. Questa cosa bacio, gli prendo la testa e gli pulisco le scarpe. Sciuscia. Sono diventato famoso per una frase durante... Beh, tutta Italia lo conosce, eh? Sì, beh, sì. Lui ha la mia età. Sì, e li porta molto meglio di te. Ma dai! Raga, c'è. Ma c'è... Ma dai! Ma guarda questo bel giovincello che sembra un diciottenne. Ce la faremo, potresti dire. No, io no. Lockdown che era... Ce la faremo! Lo fa bene? Ce la faremo! Ce la faremo! È uguale, è altro tipo di... È nato per una coincidenza perché il mio vicino di casa stava riprendendo per casualmente... Ma che cazzo di faccia fa? Mica, ho avuto paura che non stavi più respirando. Ma che cazzo fa io? Perché ogni tanto... Ipermedini... Ce la faremo! Ce la faremo! Madonna mia, enfisema. Mi sono ritrovato con 2000 chiamate sullo smartphone. Sullo smartphone? Sembrava un pochino Serge Gorby. Liberani! Liberani! Che si spoglia i crossi. Ti spezzo la gamba. Guarda come sta messo lì. Possiamo fare un fermo immagine. E c'è già. E scrivere real time. Offriamo esami della prostata gratuiti. Mettiamo questa immagine qui perché è bellissima. Per me è bellissima questa. Enjoy. E poi quando gli ha tolto il dito, e lì gli ha tolto il dito, ma dovrò... tipo quando stoppi il vino. Guardalo, guardalo. Ma è ronco. Poi quando arriva la donna o qualcosa mi berrò. Che posseduto. Madonna, che... Sono però. Ma è bellissimo. Madonna. Beh, sì, è tanto tempo e non faccio un primo appuntamento, quindi... È tanto? Sì, è una sensazione nuova. Me l'ero dimenticato. Ma quanto è solare? Ma io lo adoro. Se, se mi date una protezione 40 non mi sciolgo, non so, guarda, se mi mette positività solare o ansia. È apposita ansia, direi. Ce la faremo! Ma lei è ce la faremo? Sì. È quello che... Un uomo senza nome. Ce la faremo, lo chiamano. La voglio dire questa frase. Ce la farò! Mi raccomando. Sì.
lei. Comunque non sono il personaggio più strano che è andato alla quinta stagione, almeno. Ma non tu, alla fine sei stato il più normale. No, no, è una soddisfazione, cioè, che volevo levarmi. Infatti è noiosissima la tua puntata. Esatto. Nessuno se l'ha inculata la tua puntata, perché, cioè, voglio dire. No. Te sei gemelli. Sì. Basta che non sia scorpione, guarda. Perché? Calmi! Fare un po' eccessivo. Ecco, forse perché ce l'ha con lo scorpione. Tantissima passione incontrollabile. Nei bagni, per strada, negli autogrill. Ovunque. Ovunque. Nel Gange. È lei, va bene. Chi è lei? Ah, lei la incontro. Ah, lei io. Va bene. Che ciachi la bambola assassina. Mi affidano una missione che tutte le volte che me la affidano io dico: non ce la faremo. Non trovo molto bene, però preferirei. Quanto sei deciso, Alessia? A me piace tanto il fatto che lui sia positivo, però io probabilmente dopo mezz'ora penserei che mi pigli un po' per il culo, perché non ci credo a una persona così positiva. Cioè, mi infastidisce. Vabbè, ma ormai non è più essere positivi, è un meme. Cioè, eccola! Non tornavo, e invece eccomi qua. Col capello corto. Hai notato che nel corso delle puntate delle stagioni lei si sta trasformando in Cesare dei Cesaroni? Che amarezza. Tanto posso farle un complimento? Sono passati 7 anni e è sempre uguale comunque. Sì, sì. Oggi è il mio compleanno. Auguri, Silvione. L'anno scorso sembrava una favola a lieto fine, poi però non lo vedevo come uomo che magari poteva starmi accanto. E un uomo comunque sorridente, sempre positivo. Cioè, trema come un pincher lui. Ciao, Fabio. In realtà è perché ho avuto un incidente 10 anni fa. Ah, ho capito. Ah, bello, un incidente. Cioè, sempre ma quella fa. Ma dai, anche io ho sempre voluto fare un incidente. No. Ma no! Che mica l'ha fatto una faccia. È veramente di una morbidezza. Cioè, ovviamente. È un buca di cash. Ma non da soli. Cioè, cashmere. Lavoro in un centro commerciale, girava la voce che non mi mettevano a fare determinati lavori perché dicevano che ero un mostro. Dovrei prendere esempio da persone come te. La prima regola è la pera. Ma quali sono i due dolci che avevo preso io? Che lavoro svolgo? Beh, il lavoro più bello del mondo, e guido gli autobus turistici al centro di Roma. Quelli a due piani. Che figata gli autobus. Così. Ah, tu sai già che io sono stata qui. Questi due insieme mi fanno veramente il terrore. Sì, mi danno il terrore, mi danno, devo essere sincero. Signore è l'uomo più ottimista d'Italia. Cazzo suo. Ho portato i pensierini, però li diamo a tavola. Sì, scusi. Ehi, sapevo del tuo compleanno. È la prima volta che vedo Silvia più in soggezione. Tu dici, com'è possibile? Ma zittita! Oggi. Ha detto che vuole aspettare l'ispirazione per sorprendere la sua lei con una creazione estemporanea. Ma già, deve suonare anche noi. Allora, Francesco. Può anche fare una sua sorprendici. Facendo vedere che l'arte sta in tutto. E te l'ho detto! Te l'ho detto che lo faceva! Ho fatto una rosa con la mollica. Sembra un coton fiore. Assolutamente. Non riesco a essere razionale. No, infatti, non sei così razionale. Che cazzo fai con la mollica? Pensavo che rivolevi il telefono. No, c'ho bisogno di conoscerti. Questo contatto di lumacoso un po' mi fa che col cuore retrogusto di mollica. Sì. Che... ciao Diego. Allora? Non è esattamente il mio tipo. Cos'è che ancora? Io ho visto il sosia del secolo. Ecco. Cos'hai visto? Ma qua è un incognito, chef. Madonna, Rubio. Ma come? Ma chef Rubio! È uguale! Sì. Sì. Ha quegli occhi un po'. È veramente camionista in trattoria. Lui, sì. Va bene così, stiamo andando proprio. Silvia sta cercando di scappare con lo sguardo. Pazzesco. È imbarazzata. È incredibile, è veramente imbarazzato. Magari porta bene di vita. No. Beh, lei comunque ci ha provato in tutte le salse. Lei ci ha provato, devo dire. Piace, no, lui muro. Lei ci ha provato. Mi ha colpito sicuramente il suo carattere forte, la sua resilienza. Ecco. Puoi taggare la pagina Sapore di Male. Perché su resilienza ci fanno 200 meme domani. C'è stato qualche volta in cui il silenzio era un pochettino troppo assordante. Sì, ma è colpa tua. Sì, ma è colpa tua. Esatto. Palese. No, da parte mia. Non riuscivo a venire. Chiediamo scusa. Non abbiamo ancora imparato dopo 2 anni. Ma ascoltate, ma se io chiamo, cioè me lo portano i dolci da Renato? Questi di Renato? Quando sono uscito da là abbiamo chiesto al tipo fuori che faceva i microfoni, che ovviamente poverino lui che cazzo ne sa. Ma che cazzo chiediamo? Ma i dolci dove li fanno? E lui, ma che cazzo ne so. Li faccio bene. Veramente. Lascio il conto. Molte grazie. Grazie.
Chi guarda? Chi guarda? Tu di solito come ti comporti in questi casi? Ma dai! No, raga, no. No, ma tutto tranne questo. Perché non può dividere il conto? Sì, ma non, esci con la frase come ti comporti in queste occasioni. Sì, ci dividiamo e basta. Lei piuttosto anche si fa avanti, dice facciamo metà. Io lascio fare all'uomo. E qui sbaglia lei. Vecchio stile, vecchio stampo. Lascio dividere il conto? Sì. Non è stato riempito però, Non è stato riempito, gli ho detto. Sì, sì, non è stato riempito. Non è stato riempito però, Lo rilascio allora. Sì. No, raga, imbarazzante ambe le parti. Sì, tutte e due. No, esatto. È agghiacciante. È una sorta di stallo veramente tristissimo, giuro. Ci stava anche facciamo, dividiamo. Ma anche solo per uscire dall'impasse del mondo. Sì, ma pure lui, mamma mia. Aspetta un attimo e tira fuori sti soldi, non che lo fai prendere. No, ragazzi, e poi questa te ne è la cosa più cringe che abbia visto al primo appuntamento. Da ambe le parti, raga, mamma è stato agghiacciante. La cosa più brutta di questo incontro è che l'ho trovato un po' arancino. Allora eravamo andati vicini. Arancino. Non so, fortissimo. È cazzatissimo, quello tutta la sua paghetta. Sì. La serata secondo te com'è andata? Ma malissimo. Io, ragazzi. Lui meno 50 euro sicuri. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Ci rivediamo? Ma perché no? Ma no, allora no, scusate. Lui è andato avanti tutto il tempo, anche quando ha parlato con l'amico, dicendo che non era interessato praticamente. Falso! Falso! Tanto secondo me comunque è il sesso, cioè ci deve essere. Paroloni! Sai cucinare? No, guarda, una cosa che so fare è andare a casa dei miei genitori, prendere le scatolette del cinque. Le scatolette. Che cazzo sei in guerra? Scusa. La razione K. Scusa, ho sbagliato proprio, guarda. Ma lui è posseduto. Sì, sì, no, comunque. No, lui reagisce in maniera molto simpatica alle facce di lei. I famosi leader di quartiere, perché quelli rimorchiano? Perché quelli danno sicurezza alle ragazze. Leader di quartiere. Con una puntata di Boondocks questa. Io ero il re del tavolone. Io ero il nostro zoo di Berlino. Era il re del tavolone. Il re del tavolone. Il nostro quartiere. Porca puttana. Io bevo tutto ciò che rimane dolce, dove l'alcol non si sente. Quindi può essere un pasti di Pantelleria, perché il pastito è un fragolino. Buonasera a voi, grazie. Fa troppe cose, fa no, troppe cose. Non ha messo cose. Una virgola. Pastito di Pantelleria. Pastito di Pantelleria, il giocettino, quello là, e buonasera a lei. E poi quando... Porco due, ragazzi, respira. Non ti piace la bottiglia di... Oh, raga, Silvia non riesce a dire una parola. No. Se lei pensa al fragolino, è molto dolce il fragolino. Non lo che mi dite lei? No, dico, se pensi al fragolino, sì. Che lui sta... buttando addosso tipo 18 zanichelli. Questo non è positività, ottimismo. Mette l'ansia. No. Mette l'ansia. È diverso. È un misto tra timido, strano. Tu dici che copre la timidezza facendo tutto. Un botto di cose. Sì. Sta parlando tantissimo per coprire i suoi silenzi. Mamma mia. Come le capisci tu, le persone non le capisce nessuno. No, scusa, c'è stato un momento. Nell'anno nuovo poi lo direte che... Che stiamo insieme io e lui. No, io l'ho detto. Che c'è del tenero? Prima delle 5000 sub non dico nulla. Okay. Non dico. Ma intanto è in arrivo un nuovo ospite. Gianji. Ma figa! Raga, ma sono 20 minuti il suo appuntamento, tre frasi dicono. Ho parcheggiato lo yacht, adesso vado a farmi una cenetta. Un avvocato milanese di 51 anni. Avvocato milanese. Raga, vabbè, ma dai. Allora, gli stereotipi sono a volte calzanti. Gioco a tennis, vado in barcavela. Gioco a golf, scio quando è la stagione invernale. Perché non bisogna mai fermarsi all'apparenza, perché l'abito non fa il mono. Vero, Però tante volte quanto ci si azzecca con gli stereotipi. Per dire, lo stereotipo che i torinesi sono freddi. Sì. È vero. Non tutti. Non tutti. Piacere. Sono Alessandro il metro. Piacere, Riccardo. Quanta cosa questo, Io posso regalare veramente grandi sorprese dal punto di vista simpatia. Pensavo io posso legare comunque un elicottero pieno di simpatia all'interno. Una volta fischiavo anche alle donne, ovviamente adesso non si può più. Cosa, ma fuori c'è il pascià intanto. Vabbè. Dove vieno veda. Madonna. Donna del mio primo appuntamento fosse bellissimo sedere, con delle bellissime gambe e un bel décolleté. Sono quelle cose che a uno piace. Magari che non parli
troppo. L'abbiamo un attimo. Secondo me l'abbiamo appena sorpassata. Mi chiamo Rosalie, ho 42 anni. Le mie passioni sono uccidere le persone. Ma in moto mi so. Raga, ma questa gli dà due schiaffi. Ma il calduccio. E soprattutto so quello che non voglio. Lui. Mi lascio il conto. Mi lascio. Grazie. Ma tu in questa occasione come fai? Facciamo insieme. Ma figurati. Non mi permetterò mai più. No, mai più no. Magari un'altra volta offri tu. Giusto. Oh! Oh! Ci sta. Così deve essere, perfetto. Brava lei e bravo lui. Ti pagano una cena, ti pagano due cene, ti pagano tre cene. E poi dopo fine cena, dopo ti presentano il conto loro. Mi sembra un po' eccessiva questa cosa. Questo è uno stereotipo. Cioè non è che se ti pago una birra stasera mi devi risucchiare. No, lei ha detto l'anima. Tre cene. Tre cene. Ah beh, dopo tre cene. Rimangio tutto. Pagate, non avevo sentito il tre, allora diciamo sai, che, due. Okay. Diciamo che ti srotolo lo scontrino. Sì. Esatto. A proposito della chitarra, facciamo una cosa. Lei venga con me, usciamo e gli facciamo una sorpresa. Scappo prego. Senza pagare il conto. Ha impegnato la chitarra per pagare il conto. Non credo sia una persona di polso. Beh, polso. No, perché comunque no, è suonare. Mamma mia, ma così stavo facendo. Che volgare che ma sta no, diventando. No, una volta non eri così, non eri così. Così. Ha mollato le pere, adesso. Sì, mollato sì, adesso tutto il resto. È vero, è vero. Vabbè, dai. A me piacerebbe rivederti. Ah, ok, già così. E vabbè. Dai, però, sì, comunque. Oddio. Buona serata. I senza te non posso stare perché tu non appartieni. Perché eccola lì l'espressione che è riuscita a fare di nuovo, eccolo. Tu 15 anni con l'asino. Sei ciottonno. Più zigomi, più zigomi. Dammi più zigomi. Ancora soffri un po'. Soffri. Quindi la prossima canzone quando me la dedichi? Beh, cominciamo a scriverla insieme, no? E risposta. Fabio in questo momento tiene in mano il match. Ha già preso le redini di tutti i tavoli. Scema! Quanto tempo è che sei single, Silvia? Dai, va bene, cambiamo domanda. Raga, Silvia è annichilita. Annichilita, sì. Secondo me le braccia sono il punto principale, comunque l'uomo prende la donna, sia... Tirati su col naso la vedura, per farsi cullare. Vedi in una donna, sii onesto. Mica col coltello. Madonna, come lo. Mamma mia, aiuto! Va bene, cosa vedi in una donna? Ecco. Grazie. No. Okay, guarda Gianci che si è messo anche il tovagliolino. Sì. Ma la sua felpa che c'ha addosso? No, la felpa è dietro. Però è vero. L'ho pensato anch'io all'inizio. Vero, te lo giuro. Ci sono dei luoghi comuni che non riesco a capire perché uno che fa l'avvocato deve essere precisino. Precisilino. Lui precisilana. Precisi cotò? No, no. 100% tra l'altro, Non volevo dirlo. Sì, ma non pensavo che fosse una roba. Vuoi proprio... la copertina e le ciabatte? Vuoi fare cambio? No, vabbè. Ma lei è aggressiva. Forse anche un po' troppo, cioè che cazzo aspetta, vuoi? Aspetta, no, perché... Ci sta però, no, mette alla prova. Perché se dall'altra parte c'è uno come lei, gli fa la battuta, sì. E allora battuta. Nasce una bella sintonia. Esatto. Medemagno, medemagno. Se invece lui la prende sul personale... Vuol dire che non possono stare insieme. E voilà! Pomodoro lo puoi mangiare? Non è criptonite, è peperone, criptonite. Sì. Come... Sicuro? Sì, sì. Esce dal suo seminato. Oh mamma, che bella serata. Ma non ha detto niente. Non è perché una persona ordina una zuppa, allora è un vecchio. Beh, c'ha ragione, sì, però. Questo è assolutamente ragione. Guarda, è anche soddisfatto, si sta guardando. E ti guarda per dire: Mette, tu sei d'accordo, Mette, tu con, sei me, d'accordo con me. Pensi di essere una persona comunque simpatica e autoironica? Non ho avuto lo spunto per essere autoironico e simpatico. Ci sta, non si sono pigliati. Beh, quello che dicevo, se lui invece... Perché non è la sua ironia. Non è la sua... Esatto. Piano piano che crescano le punte, diciamo che non è la persona con cui starei tutta la vita. Ti piace Riccardo? No. Boom. Tante care. Un giorno speciale per una persona speciale. Grazie. E sì, è speciale. Lui è Wario. È vero. Chi cazzo l'ha scritto? Genio. Paolo Vitali.
Genio incredibile. Bravissimo. Ci abbiamo due pensieri. Il primo è questo. Questo è un ricordo di me. Sui balconi. È un ricordo di me. Non penso di farlo. Ci stai giusto. Oh. È un autobus. Ho fatto due regali. Di qualcosa. I silenzi, Silvia. I silenzi no. Perché ti lanci? Lo stiamo a mangiare. Un bacio per Silvia. Too much of can bring you underground. Heaven. Ho conosciuto una persona d'oro, bellissima. L'unico problema è questo personaggio pubblico che non puoi. Non puoi far finta che non lo sei, ecco. No, questo è mio. Allora, io... Non avete pagato il conto della chitarra, gliela lasciate lì. Sta tranquillo, nessuno ti sta dicendo nulla. No, no, io ti racconto la mia difficoltà. Domani... che ho. Ciao caro, buona allora, fortuna. Grazie, buon grazie mille per tutto. Ma ci mancherebbe, è stata una bella serata comunque. Dove esco? Oh. Rosalie e Riccardo non si sono mai più visti né sentiti. Rosalie cerca sempre un centauro con cui condividere la sua moto. Riccardo continua a dividersi tra lo studio di avvocato e i campi di golf. Silvia e Fabio non si sono mai sentiti. Silvia non ha perso le speranze ed è ancora a caccia di un uomo con quel particolare. Un particolare fiammeggiante. Fabio vuole tornare presto a fare un primo appuntamento, a innamorarsi con le superiori, ma Fabio... Ma Fabio... Chiara e Francesco stanno organizzando il loro prossimo appuntamento. Vediamo un po' come va. Se c'è qualcosa da aggiungere lo vedremo, dai. E lo vedranno. Lo vedranno. Francesco continua a scrivere le sue canzoni, che dedicherà a Chiara. Chiara, intanto, studia il look vintage perfetto per il giorno in cui le riascolterà. Sara e Simone si sentono spesso e presto si vedranno di nuovo. Sara continua a scrivere poesie e magari un giorno le raccoglierà in un libro. Simone vive sempre con la mamma, che aspetta ancora di conoscere la sua fidanzata. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Pazzo per Gesù, pazzo per Gesù.